Continua il momento Nino dei Bellari già Marina 1956, la squadra di Fusi non riesce più a vincere nonostante una doppia rimonta, la Sampierana confeziona in un match molto avvincente 3 punti che sanno di alta classifica. Per i padroni di casa il rammarico di non aver sfruttato alcune occasioni dove occorreva senza ombra di dubbio essere decisamente più cinici. Ma veniamo alla gara con l'immagine a cura di Giacomo Alpini, ci spostiamo già all'ottavo minuto quando da corner dopo uno scambio viene seguito questo traversone per la deviazione vincente di 40 che apre decisamente le danze. 0-1 per gli ospiti che non contenti raddoppiano 3 minuti più tardi direttamente a calcio piazzato, la mira di Giovannetti ed applausi preciso come non mai, a nulla serve il tuffo di Forastieri. Il Bellaria finalmente si sveglia, l'inserimento di Bellavista è una minaccia per la porta difesa da Zollo che viene violata poco dopo, azione insistente dei padroni di casa in maglia rossa, protagonisti Mina Capilli, Zanni e Loi, traversone di quest'ultimo per il deposito e fondo alla rete a cura di Zanni, 1-2, giochi riaperti. La partita per l'appunto si riapre, Collini deposita la sfera tra i guanti di Forastieri, ma subito dopo, da una punizione di Bellavista, nasce la zampata sotto misura a cura nuovamente di Zanni che ristabilisce la parità in campo 2-2 e Bellaria che trova nuovamente fiducia. Fiducia che si testimonia poco dopo quando Zanni serve Bellavista a cui non riesce il pallonetto vincente a Zollo in uscita. Dall'altra parte notare bene come le squadre giochino a viso aperto, quando Pruccoli salta a vuoto a Collini non sembra vero trovare praterie, ma al momento della battuta cicca clamorosamente il pallone e quando Zollo imita il collega uscendo a farfalle Facondini dietro le quinte colpisce di testa non inquadrando il bersaglio. La Sampierana appare in confusione nel finale di tempo, Loi porta a spasso a versare il pallone in buca la lettera nella cassetta postale con tanto di rispedizione ammittente, il pallone calciato sa di raccomandata senza ricevuta di ritorno, non è da meno il collega Canali che dalla distanza mette forza ma non precisione prima che Bravaccini depositi la sfera tra i guantoni di Forastieri mandandole squadre negli spogliatoi. Ad inizio di ripresa Sampierana subito in gol con 40, gol annullato per fuorigioco. Dall'angolo però la Sampierana trova il gol dei 3 punti, Pippi da fuori area stoppa la sfera con la coscia e calcia di prima intenzione con una precisione millimetrica da fare invidia anche a un chirurgo. Pallone nell'angolo alla destra di Forastieri e via la gioia sotto lo spicchio dedicato alla tifoseria ospite. Dall'angolo nuova occasione da rete per gli ospiti, il tiro di Giovannetti e una semplice chiamata per Forastieri, il portiere si ripete distendendosi alla propria destra sul tentativo di Pippi. Spazio Bellaria, Mina Capilli chiama la deviazione in corner Zollo con un rasso terra insidioso, mentre dalla distanza il traversore dello stesso Mina Capilli chiama Zanotti a colpo di testa, Zollo c'è. Bellavista da posizione defilata mette Zollo nelle condizioni di sporcarsi la divisa prima che Zanni chieda a lui un nuovo intervento sulla propria conclusione. Si rivede nel finale la Sampierana, ma Battistini davanti a Forastieri manca in fatto di freddezza prima di sfornare un nuovo cross che chiama allo scatto copertina all'estremo di casa. Finale da brivido con il tiro di Lanzi che lentamente si spegne sul fondo. Alla Sampierana riesce l'impresa di sbancare il Nanni di Bellaria per 3-2.